Buonasera amiche e amici di Super J e benvenuti al nuovo appuntamento con 45 giri, la trasmissione di approfondimento. Oggi approfondiremo il tema della musica e lo faremo con un volto nuovo della scena musicale, un volto che più può rappresentare questo tema. Do il benvenuto a Crypto. Grazie mille, buonasera e grazie di avermi invitato, insomma, è un onore. Grazie a te Maurizio, grazie a te. Io direi di partire subito. Sì. Partiamo subito a conoscere Cripto. E Ok. partiamo subito con, insomma, la domanda di rito. Come nasce Cripto? Allora, io ho iniziato a fare musica più o meno che avevo 12-13 anni a Roccaraso, quindi prendendo un paesino di Nell'Aquila. 1200 abitanti, sì, quindi proprio un paesetto dove ci conosciamo tutti e praticamente io mi sono avvicinato proprio al rap uscendo dalle scuole medie, mi ricordo, no? C'era un ragazzo con cui poi ho collaborato varie volte che faceva freestyle, no? Quindi improvvisava, eccetera. Io andai là quasi un po' incredulo e gli dissi: "Ma che cosa stai facendo?" E lui mi disse: "No, guarda, io sto facendo freestyle, quindi improvviso. Se tu mi dai una parola, io improvviso." Io gli diedi una parola e lui iniziò a rappare, là sono uscito fuori di testa e mi sono appassionato tantissimo e mi ci sono iniziato a dedicare. Perfetto, quindi praticamente mi hai già spoilerato la seconda domanda, che Ok, era qual è perfetto, il tuo perfetto. genere, quindi Sì. possiamo inserirti nella categoria rapper? Sì, assolutamente sì. Non mi piacciono particolarmente le etichette, però devo dire che lo schema musicale che seguo è quello del rap, però non mi limito a quello, cioè se diciamo che non impazzisco se ci metto un cantato in un pezzo o una chitarra, non sono, tra virgolette, un purista del genere. Mi piace un Perfetto. po' variare, ecco. Quindi prima parlavi di battaglie tra virgolette rap, alle quali insomma penso tu abbia anche già partecipato. Sì, diciamo che le mie esperienze in contest di freestyle le ho fatte, non ne ho fatte troppe perché in realtà, come ti ho detto, io ho voluto prendere un'altra strada, quindi cercare di rendere i miei pezzi più musicali Certo. e quindi diciamo che quell'ambiente che viene definito un po' underground mi è sempre stato un po' stretto e quindi ho preso altre strade, però sì, mi sono fatto delle esperienze, ho fatto vari contest, sono arrivato anche sul podio, eccetera, quindi sono stato soddisfatto perché comunque sono partito da quello, quindi è giusto restare da dove si è partiti, tornarci, anzi, scusami. Ovviamente avrai anche sicuramente degli artisti a cui ti ispiri, degli artisti di riferimento. Allora, mi ispiro? No, perché più che altro quando io scrivo un pezzo cerco di renderlo mio, quindi magari quando devo scrivere un pezzo cerco piuttosto di non ascoltare musica, Sì. altrimenti magari mi influenzano troppo e quindi magari il mio pezzo somiglia troppo a quello di un altro. Però sì, ci sono dei rapper italiani ed americani che, con cui sono cresciuto e a cui sono molto affezionato, ad esempio ti parlo di Salmo che sta avendo un Certo. successo allucinante, per me è stata fonte di ispirazione perché mi piace tantissimo, oppure a livello internazionale americano un Eminem o un Kendrick Lamar per me sono stati importantissimi. Però a livello, contestualizziamolo a livello proprio di date. Crypto come cantante nasce, possiamo dirlo, nel 2014, con l'uscita del primo album Non mi fermo. Sì, è stato più che un album, un web album, quindi lo feci uscire su Sì. SoundCloud, tutto in streaming e nel 2014 appunto i primi pezzi, però naturalmente io già facevo rap da un paio d'anni almeno, però il 2014 è stato proprio il momento in cui mi sono sentito abbastanza maturo a livello musicale per poter iniziare a far sentire qualcosa anche al pubblico e non tenerlo solo nella mia cameretta. E poi soprattutto questo esordio nel 2014 è stato seguito anche poi successivamente dalla pubblicazione di tre singoli, quindi Troppi Discorsi, realizzata in featuring con Dr. Jack ed Ellen, Sì. Quel che conta, sempre in featuring con Maurizio Pallotta, Pallotta, sì. e poi con L'amore cos'è. Ora non li ho messi proprio a Ok. livello cronologico, Sì. però diciamo che questi sono i contributi Sì, che ci diciamo che hai offerto, il ecco. primo video uscito è stato proprio L'amore cos'è, Sì. con Dr. Jack, che è proprio il ragazzo di cui ti parlavo, che uscito da scuola lo trovai a fare Ok, freestyle. quindi abbiamo dato un nome anche, Esatto, diciamo, sì. al... Lui è stato importantissimo per il mio percorso musicale perché appunto io sono
sono partito che non sapevo dove mettere le mani. E lui mi ha aiutato tanto, poi è nata un'amicizia bella e una stima artistica reciproca che ci ha portato appunto in modo piuttosto naturale a collaborare con l'uno con l'altro. Helen, invece, in troppi discorsi, è la compagna di Dr. Jack, cantante, che aveva una voce bellissima, adattissima al pezzo che avevamo creato io e Dr. Jack, e quindi ce l'abbiamo inserita. Però, se, insomma, se non ho letto male la tua storia, comunque abbiamo detto Crypto nasce nel 2014, però diciamo questi sono singoli che sono stati rilasciati diciamo con ampio tempo l'uno dall'altro. Sì, più che altro un paio d'anni Sì. almeno, perché diciamo che una volta uscito con il primo singolo, quindi L'amore cos'è, ero soddisfatto del prodotto che avevo pubblicato, ma non abbastanza, e quindi mi sono sempre preso il mio tempo per, non dico reinventarmi, perché alla fine il Certo. genere musicale è quello, però per avere una sorta di maturazione Come no? artistica che magari può portarti anche in un pubblico più adulto e non fare magari la canzonetta da... Non che io disprezzi le canzonette, la canzonetta da adolescenti e basta, ecco. Quindi per quello è sempre passato un po' di tempo tra un singolo e l'altro. Anche perché, insomma, penso sia anche quasi d'obbligo prendersi anche giusto del tempo per riflettere su quello che si sta facendo. Diciamo che è un'arma a doppio taglio, perché magari se esci con un singolo e poi quello dopo esce 2 anni dopo, magari fai abbassare un po' l'attenzione che avevi portato su di te con il primo singolo. Però dall'altra parte, se pretendi qualcosa da te stesso e quindi pretendi di fare qualcosa di meglio, è un rischio che corri. E quindi sì. Perfetto, io direi di andarci a sentire anche qualche contributo. Quindi abbiamo parlato di questi tre singoli che coronano un po' l'uscita del primo album. E io direi di regia, quando ci sei, partirei con ascoltandoci brevemente uno dei tre singoli, ovvero Troppi discorsi, e poi Ok. rientriamo in studio e lo commentiamo insieme. Perfetto. Regia, quando vuoi. Te in questo locale, tu mi guardi, mi parli, mi porti in pista in mezzo agli altri, mi dai le spalle mentre balli, io con le mani sui tuoi fianchi, con quegli occhi verdi non mi fissi ma mi mangi. Ho il mio volto sul tuo collo e nessuno può guardarti. Io che vado fuori al pensiero di sfiorarti. E muovi il corpo sciolto mentre strusci sui miei jeans. La testa gira troppo, ma ho bevuto solo un drink. Siamo faccia a faccia, continuiamo questa danza. Muoio dalla voglia di assaggiare le tue labbra. E stringo la tua carne per portarti verso me. Dopo questa sai com'è, non penso più al perché. Mi cambia l'umore, voglio il tuo calore. Ti guardo, mi lancio e finalmente il tuo sapore. Mordi il labbro mio fino quasi a farmi male, fino quasi a sanguinare, ma non ti fermare. Cosa vuoi che sia? La senti sta energia? Basta uno sguardo ancora che ti ho già portata via. Tu che vorresti parlarmi un po' e fare mille discorsi, non ci sto. Mille discorsi, troppi discorsi e magico, ma vedi che ho deciso ormai. Questa notte ti porto con me, solo io e te. Ora in un momento, siamo già dentro. Noi sul letto ed i vestiti sopra il pavimento. Ti guardo e vivo, sorrido. Adesso che i capelli sulle spalle sono il tuo unico vestito e ti bacio così forte da... Perfetto, quindi abbiamo ascoltato Troppi discorsi, realizzata in collaborazione, lo dicevamo anche prima, con Dr. Jack ed Helen. Come nasce Troppi discorsi? Allora, in realtà Troppi discorsi è nato da me, in che senso? Io ho scritto le strofe e sentendo appunto il mood della base mi serviva un ritornello un po' quasi R&B. Troppi discorsi appunto può ricordare un po' l'R&B.
e sento appunto che Dr. Jack, oltre ad essere un grandissimo rapper, ha una voce che si presta molto. Ho pensato subito a lui, l'ho contattato, gli ho mandato i provini delle strofe, in quanto io appunto prima di andare proprio a registrare studio le registro a casa da solo, gli ho mandato i provini, lui praticamente in una sera mi ha scritto il ritornello e me l'ha rimandato subito. E poi giustamente non volevo limitarlo solo al ritornello, infatti dopo la seconda strofa c'è un altro piccolo bridge in cui lui rappa, e è nata così più o meno la collaborazione. E cosa parla Troppi Discorsi? Qual è il tema, diciamo, focale della canzone? Troppi Discorsi è uno storytelling, quindi parla di un ragazzo che semplicemente va a ballare come fanno tutti i ragazzi di adesso e resta folgorato da una ragazza che balla in pista. Lui si avvicina, prova ad approcciare e i due tra virgolette si innamorano, passano la serata insieme eccetera, e appunto il ragazzo, proprio come dico nel pezzo, dice: tu sei l'unica di cui io domani ricorderò il nome. Quindi magari questo ragazzo gli era capitato spesso di passare semplicemente un'avventura di una notte e invece lui resta folgorato da questa ragazza e se ne innamora. Questo più o meno è il tema. E poi abbiamo visto, insomma, continuiamo a vedere il videoclip. Nel videoclip c'è una scelta precisa, cioè quella di inserire il testo che compone questa canzone. Come mai questa scelta, che tra l'altro insomma più o meno stanno facendo tutti gli artisti più influenti, penso agli Imagine Dragons con la canzone Zero, un po' tutti adottano. Sì, perché io penso che a volte il video in cui compari tu personalmente e comunque recitato possa distogliere a volte l'attenzione dal testo. Questo è un testo che secondo me deve essere colto perché è abbastanza, non voglio esagerare per tirarmela, però è abbastanza poetico a livello, cioè nel modo di raccontare semplicemente una serata in discoteca, e quindi appunto volevo che il pubblico guardando il video si focalizzasse sulle parole, e secondo me è stato importante. Però adesso ascoltiamoci un altro dei singoli di cui parlavamo in precedenza, ascoltiamoci adesso Quel che conta, realizzato in featuring con Maurizio Pallotta. Sì. Prego, regia. Ti avrei donato anche la luna, risolto ogni mistero, oltre i confini del mondo, compreso l'arcobaleno. Avrei distrutto quel fastidio come quello di starti vicino, anche se poi non era vero, tu fingevi per bene, io ci credevo. Ti avrei raccontato una storia tenendoti per mano la sera, soli sotto le lenzuola, intorno la terra esplodeva. Tutti sventi, è difficile che li scordi. E io non li dimentico perché non lo merito. Sono qui che medito, il cuore parla, sentilo. Puoi vedere che ti vuole, che ti chiama, come un polmone in apnea che cerca l'aria. Adesso tendimi le mani che le afferro, giuro. Le ferite solo col tuo amore io le curo. Provo a tenere duro, ma tu sei il pennello adesso, e senza non disegno il mio futuro. Ora adesso senti il cuore come batte nel mio petto, con il tuo respiro sai sembra andarci a tempo. E adesso che rifletto, adesso che ci penso, ammetto che non voglio l'affetto. No, io voglio il tuo amore che mi stritola le ossa, e se devi farmi male allora fallo. Ci siamo ascoltati anche Quel che conta. Sì.
Cosa conta in questa canzone? Allora, quel che conta è stata scritta appunto con Maurizio Pallotta e appunto io e Maurizio veniamo proprio da generi diversi, no? Lui è molto quasi un cantante lirico, dalla voce penso che si senta. È stata più o meno una sfida, volevamo appunto unire questi due generi e diciamo che io e lui ci siamo messi in contrapposizione all'interno di questo pezzo. E il fulcro centrale è appunto una donna. Nel suo caso è la donna che le ha spezzato il cuore, nel mio caso invece è la donna che mi ha fatto conoscere l'amore. Ci siamo messi in contrapposizione perché praticamente la delusione d'amore di Maurizio Pallotta è dovuta al fatto che la donna si era innamorata di me. Ah. E quindi è avvenuta questa contrapposizione, infatti lui canta di un amore disperato, mentre io canto di un amore che mi ha quasi salvato la vita. Un amore felice. Sì, esatto. E più o meno il pezzo è nato... Lui suonava il pianoforte, noi qui siamo partiti soltanto dal pianoforte e ci è venuto in mente questo tema che poteva essere anche simpatico, tra virgolette, mettere due cantanti che si contendono la stessa donna nello stesso pezzo e è venuto fuori quel che conta. Quindi una contrapposizione a livello di tema, in questo caso l'amore, ma anche una contrapposizione a livello, tra virgolette, musicale. Com'è confrontarsi con artisti appartenenti, tra virgolette, ad un altro genere? Guarda, per alcuni potrebbe essere difficile, a me è venuto proprio naturale. Cioè, io quando sono a casa, magari su YouTube, mi piace anche rappare così da solo, su pezzi rock, pezzi jazz, così, giusto per il gusto di farlo. Quindi per me farlo è venuto praticamente in maniera naturale, cioè per me rappare sul pianoforte è stato come rappare su una base. Cioè, una cosa naturale. Sì, mi sono trovato abbastanza a mio agio. Invece parliamo anche del contorno di questo videoclip musicale. Dove è stato girato? Quel che conta è stato girato tra Roccaraso e Castel di Sangro. Tutte le scene esterne, quindi sulla neve, eccetera, sono state girate a Roccaraso, che si presta benissimo come location, mentre la scena all'interno del teatro è il teatro di Castel di Sangro, che ci è stato messo a disposizione dal comune di Castel di Sangro, e niente. Il regista è stato Valerio Di Filippo di Giulianova, quindi lui è partito la mattina, è venuto da noi, è super professionale, è stato girato tutto in un giorno, quindi siamo arrivati praticamente alle 8 di sera che eravamo morti. In media sempre un giorno ci metti per realizzare un videoclip? Dipende, dipende dal tempo del regista, dipende dal mio tempo. Certo. Dipende dal tipo di video, naturalmente se una location si trova a Teramo ad esempio, una location si trova a Roccaraso è un po' difficile, certo, però solitamente sì, un giorno barra due. Bene, prima abbiamo affrontato il tema dell'amore nel singolo che abbiamo visto, quel che conta, il tema dell'amore che poi si è riproposto anche nel tuo singolo di esordio che è L'amore cos'è? Sì. Ascoltiamocelo brevemente e poi torniamo a parlare di questo singolo. Vai regia, quando vuoi. Cosa può farti provare una persona quando soltanto guardandola negli occhi ti emoziona? Chiediti cos'è, non è solo infatuazione, perché spesso emozione coincide con amore. Quando con un bacio ti manda in confusione e con un abbraccio cancella il tuo dolore, in quel momento capisci che il sentimento non è solo semplice astrazione. Ho un concetto bene a mente e lo tengo sempre: se non ami o non hai amato, non potrai dire mai di aver vissuto sul serio realmente. Devi dare tutto anche se non è niente. Una volta che l'avrei provato, ti sentirei più grato consapevolmente, essere appagato. E se penso a prima, mi viene da ridere. Ho imparato a amare ed ho imparato a vivere. Ti prego, dammi la definizione a parole e spiegami cosa c'è. Oh, ci siamo ascoltati anche L'amore cos'è. La domanda è lecita adesso: cos'è l'amore per Cripto? Questa domanda mi è stata fatta varie volte. L'amore cos'è? È difficile dare una definizione all'amore, però penso che l'amore serva nella vita di tutti per crescere, per maturare,
non è importante l'età, cioè io penso che anche se tu ti innamori per la prima volta a 40 anni, a 40 anni avrai una maturazione ulteriore, cioè è un pezzo importante della vita di ciascuno. E appunto l'amore serve a crescere, serve a maturare, serve a tutto, insomma. E anche qui invece vediamo che la canzone è stata completamente realizzata da te. E come cambia l'approccio ad una canzone quando sei soltanto tu a doverla realizzare e invece quando ti trovi, ecco, a doverla realizzare in featuring con altri artisti? No, in realtà qui c'è il featuring. C'è il featuring. Sì, 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 qui c'è Dr. Jack che realizza, sì, il ritornello e l'ultima strofa. Con Dr. Jack è proprio un rapporto a sé, cioè ci viene proprio naturale collaborare, usciamo insieme proprio quotidianamente o quasi, perché adesso io vivo a Teramo, lui vive a Pescara, però quando siamo insieme magari anche così per passare il tempo mettiamo una base e magari ci esce fuori un pezzo che ci piace talmente tanto da andarlo a registrare e da pubblicare poi successivamente. Allora, è arrivato il momento di prenderci un piccolo stacco pubblicitario, poi torniamo nella seconda parte per conoscere più da vicino Critto. Mi raccomando, seguiteci. Cerco di dare all'amore un significato recondito. Ben ritrovati telespettatori di Super J, continuiamo la nostra conoscenza di Critto, il nuovo volto della scena musicale, e apriamo questa seconda parte con una domanda che si ricollega un po' ai tre singoli che abbiamo visto nella prima parte, ovvero sì. A gennaio, per l'esattezza il 10 gennaio 2019, preparatissimo. Hai lanciato il tuo quarto singolo, Bang, che sta avendo un successo clamoroso, sì. 4.000 visualizzazioni su YouTube, sì. Moltissimi feedback positivi su i social, però prima di passare a Bang voglio chiederti questo: come è cambiato l'artista Critto dal primo singolo a Bang? È cambiato tantissimo e penso che si noti semplicemente andando ad ascoltare il primo pezzo e Bang. Cioè è stata proprio una maturazione sia a livello vocale, quindi capire meglio come poter rappare un pezzo, come poterlo interpretare, perché alla fine nel rap non devi avere chissà che doti canore, però devi sapere interpretarlo un pezzo. E appunto una maturazione artistica, si sente proprio dal contenuto del testo. Prima comunque avevo una visione molto più bambina, certo, della vita. Come è giusto che sia, ovviamente. Mentre comunque crescendo, adesso non è che mi voglio ergermi a grande saggio, no, però comunque è normale che crescendo cambi anche il modo di vedere le cose, e quindi questo penso che traspare proprio facilmente da Bang rispetto all'amore cos'è. Ne abbiamo parlato veramente tantissimo. A questo punto, regia, quando sei pronta, ascoltiamoci Bang. Guardo il mondo con degli occhi un po' diversi, o forse sono solo quelli miei. È proprio nei momenti più depressi che mi rendo conto di chi sono e di chi sei. Adesso io capisco quanto valgo, cazzo. Prendo sicurezza dopo aver preso uno schiaffo. Non dico che non mi abbia fatto male, ma è stato un secchio d'acqua in faccia che mi ha fatto risvegliare. Sento un vuoto dentro, sì lo ammetto, ma adesso che rifletto ciò che voglio me lo prendo. Fino a ieri no, ma io oggi non mi arrendo. Mi guardo allo specchio, mi vedo un po' diverso. Vedi quando tornerai, sarò un cavaliere, mi conservo, sai. Tra poco capirai che soltanto io posso darti quello che non hai. La roccia che tra le tue mani non si rompe mai. Oppure lo farò per me, se
Forse lo farò per me, ma oppure lo farò per me. Sì, certo lo farò per me, ma prendi la mira, prendi la mira, prendi la mira. Prendi la mira, prendi la mira, prendi la mira e sparami addosso, bang bang, non mi riconosco, bang bang, tu spara, 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 bang. Sparami addosso, bang bang, io mi rafforzo, bang bang, tu spara, 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 bang. Non è stato un senso di rivalsa, ho visto quanto sono debole, ma sarà stato il fuoco della rabbia che mi ha dato forza di rompere le mie regole. Adesso puoi vederlo come cambio, se soffro mica piango, se sono in pista ballo, permettimi sto tango, in basso oppure in alto, nelle trappole mentali bro, io mica ci ricasco. Stare male ti nobilita, ascolto la tua critica, la sofferenza vivila, vedrai che poi ti vigila. So che cosa voglio, voglio il mondo che mi dà le spalle, io dietro che lo fotto. Punta e scarica il caricatore su di me, fallo di brutto, che dopo mi riprendo tutto. Esco da ste morse, raccolgo le forze ed è grazie a voi mo che c'ho le spalle grosse. Adesso lo faccio per me, sì, certo lo faccio per me, ma adesso lo faccio per me, sì, certo lo faccio per me, ma prendi la mira, 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 prendi la mira e sparami addosso, bang bang, non mi riconosco, bang bang, tu spara, 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 bang. Sparami addosso, bang bang, io mi rafforzo, bang bang, tu spara, 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 bang. Oh, eccoci di nuovo insieme. Maurizio, permettimi, io ti devo fare i complimenti perché questa canzone e anche il contorno dietro del video veramente ti rendono giustizia, secondo me è un gran bel pezzo. Dai, sono contento che ti sia piaciuto. Ho impiegato 2 anni dal pezzo precedente e almeno sono stati 2 anni spesi bene. Esatto, l'hai detto tu. Insomma, secondo me è veramente un gran bel pezzo, anche molto, a mio avviso, radiofonico. Però partiamo anche qui dalla genesi di Bang. Come nasce Bang? Soprattutto, Mauri, adesso possiamo svelarlo il tuo nome, certo. Maurizio di Padova, come no. AK, come insomma, esatto, si dice adesso, esatto. In America, Crypto. Sì. Chi è che ti deve sparare? No, non mi deve sparare nessuno, assolutamente. Allora, il pezzo è nato in un periodo non felicissimo della mia vita, no? E appunto io non ero proprio al massimo della mia vitalità, e ho scritto questo pezzo quasi per automotivarmi a riprendermi. E appunto nel video ci sono i miei 2 cloni, uno uccide l'altro, ma non perché ho tendenze omicide o cose del genere, ma semplicemente appunto il Crypto, il Maurizio che viene ucciso alla fine del video, è appunto il Maurizio del passato, quindi pieno di insicurezze eccetera, per lasciare spazio a quel Maurizio un po' più sicuro di sé. Quindi semplicemente è il presente che uccide il passato, quello è la genesi del video e del pezzo. C'è qualcosa del passato che proprio cancelleresti anche materialmente? No, ad essere sincero no, perché comunque sia le cose positive che le cose negative, a mio parere, almeno ti servono. Quindi no, non cancellerei niente, va bene così. Poi parliamo anche di, lo abbiamo già detto in precedenza, possiamo dire che questo, sempre a livello tematico, Bang sta avendo un grande successo insomma mediatico, perché sì, comunque non è semplice in soltanto 3 mesi raggiungere 4.000 visualizzazioni su YouTube, avere così tanti feedback, poi tra l'altro positivi, sì, sui social. Che impatto ha per te questo?
In realtà sono rimasto completamente sorpreso anch'io, perché il giorno di uscita e anche i giorni precedenti che ho rilasciato dei trailer del video ho avuto dei feedback che non mi aspettavo. Ero convinto che, essendo che era parecchio tempo in cui non mi facevo sentire, questo pezzo non sarebbe andato come gli altri. Certo. Invece mi ha sorpreso, perché quando è uscito il pezzo i miei social, Instagram e Facebook, non dico intasati, però quasi. Se si scorre la mia bacheca di Facebook, ad esempio, sono taggato in almeno un centinaio di video solo di Bang. E no, sono rimasto piacevolmente sorpreso, anche perché appunto questo pezzo ci tengo molto. E poi parlavamo del successo sui social, di questo ampio feedback positivo. Quanto è importante per un artista come te, insomma, che desidera farsi conoscere ad un pubblico sempre maggiore, una buona strategia social? Penso che sia il 50% di un pezzo, cioè nel senso, se fai un pezzo e te lo ascolti da solo in cameretta va bene, ma resta solo a te. Penso che pubblicizzarlo in una maniera consona, anche se lo fai da solo, cioè io mi sono pubblicizzato da solo, non è che ho chiesto aiuto a qualcuno eccetera, però poi magari se il prodotto vale e te lo pubblicizzi da solo, poi i risultati arrivano. Quindi è importante utilizzare i social per la propria musica, perché ormai sono diventati il mezzo principale per farti conoscere. Anche perché anche così che si sta, insomma, facendo si sta spianando la strada a un genere come l'indie. Penso a Calcutta, a The Giornalisti, che loro fondamentalmente, al di là del buon prodotto che propongono, comunque sì, Hanno una grande strategia social alle loro spalle. Quindi sì, io penso che proprio l'esempio lampante di adesso per quanto riguarda le strategie di marketing sia Fedez, penso che vende più per le strategie di marketing e non per la musica in sé per sé. Cioè lui è un genio del marketing. Poi la musica può essere discutibile, certo, però a livello di marketing lui è veramente geniale. Ci mette del suo, sì, ci mette del sì, suo contributo. Torniamo però a parlare di Bang. Sì. Un video realizzato da Federico Casarella. Io ti chiedo subito, allora, te l'ho già detto prima, mi è piaciuto tantissimo proprio il video. Veramente ti rinnovo i complimenti, però al tempo stesso ti chiedo come mai avete scelto questa location, ricordiamolo, la Rocca di Civitella del Tronto. Allora, innanzitutto Federico Casarella è un grandissimo, grandissimo regista. Ha 19 anni, è un fenomeno, quindi cioè, in prospettiva futura lui può diventare veramente fortissimo. Poi abbiamo scelto appunto due location, quindi la fortezza di Civitella del Tronto e la montagna con la neve, verso Ascoli Piceno, sì, eravamo lì. La neve perché ormai mi piace quasi brandizzarla, okay. In quel che conta c'è la neve, certo, in questa c'è la neve, è un po' il mio paesaggio. Dove c'è cripto c'è neve. Esatto, diciamola così. E poi la fortezza di Civitella del Tronto perché ci serviva appunto una location che potesse proprio indicare, far capire come dentro si può essere forti e cosa meglio di una fortezza. Cioè la fortezza proprio è l'emblema della forza. E appunto abbiamo iniziato a cercare un po' di location, eravamo un po' indecisi tra Rocca Calascio e la fortezza di Civitella del Tronto. Poi quando dovevamo girare Rocca Calascio, bufera allucinante, quindi la scelta è venuta da sé e siamo andati lì. E com'è andata fondamentalmente la realizzazione del video e quanto tempo avete impiegato? Anche qui avete impiegato un giorno per realizzarlo? Sì, qui tutto in un giorno, siamo partiti più o meno alle 8 di mattina e sempre abbiamo finito alle 8 di sera. Abbiamo girato la mattina e il primo pomeriggio le scene esterne, quindi la fortezza e le scene sulla neve. E poi tardo pomeriggio siamo rientrati nello studio di Federico e abbiamo girato appunto le scene con i cloni e questo insomma. Hai in mente nuovi singoli, nuove canzoni? Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, ho già un singolo pronto, cioè pronto a livello di registrazione, mixaggio e master.
Quindi dovrò farci un video, sono ancora indeciso tra il lyric video e un video vero e proprio, che dovrebbe uscire maggio barra giugno. Non ho in mente un album, perché secondo me adesso è quasi controproducente un album. Cioè fare un album adesso la vedo una cosa prematura. Sì. Adesso per emergere funzionano molto di più i singoli, esatto, rispetto ad un album, e quindi sto ragionando in questo modo. È una cosa che ti pesa non far uscire un album e quindi concentrarsi solo sui singoli? Come dicevi tu, è una strategia ormai adottata anche da, sì, artisti di fama internazionale. Cosa c'è dietro questa strategia di lanciare solo singoli e non un album completo? Perché ormai siamo nell'era di internet. Certo. E quindi un ragazzo che ti vuole seguire, piuttosto ti cerca su YouTube piuttosto che andarsi a comprare il tuo disco. E quindi ti viene naturale farlo. Io sono un amante, ad esempio, della copia fisica del disco. Certo. Mi piace comprare i dischi, eccetera. Anche questa è una cosa che si sta perdendo, perché adesso comunque adesso puoi comprarlo su iTunes, ascoltarlo su Spotify. Oh no. La copia fisica veramente non la compra quasi più nessuno. E quindi comunque chi vuole fare questo nella vita, o comunque ci prova, tipo me, deve comunque adeguarsi ai tempi di adesso. Però mi viene una domanda proprio così spontanea: se sei in procinto di realizzare, insomma, il video, però prima abbiamo detto dove c'è neve c'è cripto, l'estate è un po' un problema. Questa sarà un'eccezione, cercherò di prendere un giorno di pioggia almeno per tenermi al freddo. No, vabbè, a parte gli scherzi, ne ho fatti due sulla neve, poi rischio anche di annoiare a vedere sempre cripto, certo, sulla neve, e quindi magari facciamo una cosa un po' più solare. Magari al mare, ecco. Con adesso un vorrei passare da un eccesso all'altro, certo, però ci lavorerai. Ancora su. Non abbiamo studiato bene il video come dovrà essere, quindi non ti so dire di più. Hai altre passioni oltre la musica? Il calcio, infatti seguo... Che squadra tifi? La Juventus. Oh. Quindi seguo spesso la tua trasmissione di Fantacalcio. Ti ringrazio, sono un ti ringrazio. Di Fantacalcio, ne faccio due insieme. E poi appunto faccio lo studente, quindi studio, poi faccio parte anche di un'associazione... Quella vediamo nel dettaglio, però okay, visto che abbiamo insomma sorvolato la tematica del fantacalcio, okay, e visto che insomma è proprio il tema che mi riguarda più da vicino, così sempre insomma tra di noi per scherzare, Bang è nata prima o dopo l'esplosione di Piontek? È nata prima, però forse l'esplosione di Piontek mi ha aiutato a fare quelle visualizzazioni in più. Magari qualcuno cercava Bang per cercare Piontek, invece, certo, sono uscito io e hanno cliccato. Quindi anche qui ottima strategia social. Esatto. Io ti giuro che ogni volta che in Fantajay parleremo di Piontek partirà la tua base in sottofondo. Perfetto. Perché secondo me è proprio quella è adatta, che può rendere adatta, giustizia. Sì. Quindi dicevi che sei uno studente di giurisprudenza, sì, giurisprudenza, all'Università di Teramo. Sì. Ormai lo dicevamo anche prima, non in studio. Sei agli sgoccioli, sì. Quanto ti manca, Maurizio? È un esame a luglio, esame. Se tutto va bene dovrei finire, quindi laurearmi. Quindi ce l'hai già pronta anche la tesi? La sto scrivendo in contemporanea con la preparazione dell'ultimo esame, quindi diciamo che ci siamo quasi. Non l'ho ancora scritta del tutto, però le idee già sono state belle messe in ordine, quindi devo solo scrivere. Beh, allora io ti faccio i miei ovviamente migliori auguri per questa fine di percorso, ma a questo punto ti chiedo anche, è difficile conciliare questa passione per la musica con lo studio? Guarda, sì e no, nel senso che a volte anche lo stress da esami, da studio, mi aiuta tantissimo la musica. Quindi magari stacco, mi scrivo un pezzo. Momento di svago. Esatto. Poi per quanto riguarda i live, solitamente vengo un po' limitato dallo studio, perché magari durante l'inverno ne faccio molti di meno, però diciamo il recupero d'estate, il mese d'agosto ce l'ho quasi sempre pieno di date, quindi l'unica pecca è questa, che magari mi limita un po' le date live d'inverno, però non è un problema, insomma. E oltre l'aspetto musicale c'è qualcosa che vorresti inseguire nel futuro? Cosa vuole diventare invece Maurizio? Ah, Maurizio appunto studia giurisprudenza, perché ti giuro da ragazzino dicevo
mentre gli altri dicevano io voglio fare l'astronauta o il calciatore, io dicevo voglio fare l'avvocato. Oh. E quindi l'ho portata avanti sta cosa. Che non è da tutti, perché no, poi di solito i sogni dei bambini si interrompono mediamente all'età di 10-12 anni. E invece l'ho portata avanti e niente, speriamo o nell'uno o nell'altro. Quindi o per la musica o per l'avvocato, speriamo di riuscire bene in qualcosa. Però nel frattempo comunque ti dedichi anche all'associazionismo, perché fai parte di un'importante associazione, Elsa Teramo, di cui sei anche il marketing director. Che cos'è Elsa Teramo? Allora, Elsa in generale è un'associazione di giovani giuristi che è presente proprio in tutta Europa, infatti Elsa sta per European Law Student Association, e è fondata in tre livelli: abbiamo le sezioni internazionale, Elsa International, Elsa Italia, e le sezioni locali di cui io faccio parte, quindi Elsa Teramo, e diciamo che serve proprio ad avvicinare lo studente di giurisprudenza a quella che sarà la realtà poi dopo la laurea. Ad esempio un evento importante che organizza Elsa è la simulazione processuale. Elsa organizza la più grande simulazione processuale in Italia e appunto serve allo studente di giurisprudenza per passare dalla teoria alla pratica, ma di eventi ce ne sono veramente tanti. Io appunto mi occupo del lato marketing insieme al vicepresidente marketing Alessandro Ciampa, e quindi curiamo l'immagine dai social fino appunto alla parte grafica, eccetera. Tutto quello che si vede sui social o le locandine che vedi di Elsa passano da noi. Quindi ecco che poi alla fine ricorre questa tematica social nella tua vita, come nei video, nella pubblicazione dei tuoi contenuti, nella sponsorizzazione dei tuoi contenuti, poi ricorre anche in questa associazione dove sei il marketing director. Marketing director, spieghiamolo proprio bene nel dettaglio. Stiamo usando un sacco di termini molto English, molto British. Infatti Elsa poi è tutto molto British. E niente, il director marketing semplicemente è il soggetto che dà una mano al vicepresidente marketing nel realizzare tutta la parte di cui ti ho detto prima, dal sito ai social alle locandine. E diciamo che è questo più o meno che faccio. Poi organizziamo anche degli eventi ludici di cui prossimo evento c'è l'Institutional Visit, adesso non mi ricordo di preciso il giorno, quindi una visita istituzionale presso la Cassazione di Roma, e solo che è già sold out, quindi sono già chiuse le iscrizioni perché è stata appunto una meta ambita. Sì. Perfetto. Cripto. Maurizio, come meglio preferisci, siamo arrivati agli sgoccioli. Io ti ringrazio per la tua partecipazione, ti auguro un in bocca al lupo per la tua carriera musicale e universitaria. Crepi. E soprattutto grazie a voi telespettatori di Super J per l'attenzione, e arrivederci alla prossima puntata di 45 Giri.